Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno, giovedì 5 maggio 2022. Continuiamo con la lettura degli Atti degli Apostoli. Dopo la persecuzione vista ieri all'inizio del capitolo ottavo, oggi abbiamo una digressione, ma che non è tale, ma risponde al piano un po' di racconto dello stesso libro degli Atti degli Apostoli, e cioè la Samaria. E abbiamo questo incontro molto importante con Filippo, che viene trasportato a Samaria e incontra un eunuco. Questo eunuco sta rientrando, sta leggendo un passo della scrittura, e in particolare il libro del profeta Isaia, il quarto carme del servo, l'uomo dei dolori che ben conosce il soffrire. E Filippo gli darà la lettura cristiana e il passaggio cristiano, cioè il battesimo. Questo episodio è la fotografia perfetta degli Atti degli Apostoli, di che cosa significa evangelizzare. Illuminare la vita degli uomini alla luce della storia di Gesù Cristo, che compie il destino di Israele e di conseguenza il destino dell'umanità, e battezzarli, cioè renderli, porli dentro la signoria del Signore Gesù. Questo è il passaggio, cioè credere in Lui significa diventare parte di Lui e quindi essere salvati da Lui. Cioè, la salvezza quindi ha questo triplice passaggio che evidentemente non può essere uno dei due tolto, ma vediamo, eccetera. L'annuncio, la comprensione, l'adesione. E in queste tre cose ovviamente c'è al centro sempre il soggetto che si mette in relazione. L'evangelizzatore garantisce tutto questo percorso, ovviamente non per sua capacità propria, ma lo accompagna, perché è poi la grazia di Cristo che lo rende possibile. Così il Salmo è un Salmo assolutamente laudativo: sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Mentre il Vangelo ci pone ancora un altro passaggio di questo famoso discorso del pane di vita, e questa volta Gesù fa un'affermazione ancora più netta di quelle che già in precedenza ha fatto ai suoi ascoltatori. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Dopo l'incredulità dei suoi ascoltatori, lo conosciamo, conosciamo la sua origine, Gesù prende un po' la palla al balzo e chiarifica due passaggi determinanti. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Sta scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio, fa riferimento alla famosa profezia di Geremia 31:31-34. Che cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che stabilisce già chi si salva e chi non si salva? Ma niente affatto. Stabilisce che la parte che devi fare tu, cioè l'aprire la porta, il metterti in gioco, non lo può fare lui. E tutto questo è sostenuto dalla sua grazia, ma nello stesso tempo appoggiato alla tua libertà. E allora ribadisce il secondo passaggio: io sono il pane della vita. Quello vero. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti, invece questo è un pane di vita. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
Facciamo questo passaggio importante, la mia carne, la lettura eucaristica sempre è al centro, è stata al centro. Ma qui Gesù ancora non celebra la messa. Gesù dona la sua carne nella sua parola. È la sua parola che alimenta. Ricordate l'inizio, quando dice, no? Procuratevi il cibo che non perisce. Che cosa dobbiamo fare? L'insegnamento, Mosè, la mediazione di Mosè. Non c'è nessuno scivolamento né liturgico né eucaristico. Al centro c'è qualcosa che nutre, che dà la vita, che è la sua parola. E nel Vangelo di Giovanni questo è chiarissimo. Potete vedere sia nel capitolo 5, chi osserva la mia parola non vedrà mai la morte, sia nel capitolo 10, perché appunto gli ribattono questo, sia nel capitolo 8, nelle discussioni, dice: tu hai un demonio, ma cosa stai dicendo? È la sua parola che nutre come un alimento, come la sua carne. Certamente poi l'interpretazione anche eucaristica può essere un'interpretazione legittima, ma secondariamente, anche perché Gesù ovviamente alla fine dice: chi mangia di me vivrà di me, e prima di tutto è la sua parola che deve trovare posto in noi. Questo significa ovviamente aprirgli veramente la porta, quello che Gesù dice all'inizio. E questo, guardate, c'è poco da fare, non avviene così per caso, avviene per grazia, ma in un processo dove anche la nostra libertà e tutta la nostra vita ne è sicuramente coinvolta. Ho finito anche oggi e io vi do appuntamento a domani.